comprendere la perdita che attraversa non solo il mondo arabo, non solo la Palestina, ma la nostra città. Basti pensare che il 25 gennaio il New York Times ha dedicato un articolo nel quale parla di un combattente che ha passato tutta la vita per i diritti dei palestinesi. Ma Shakai era anche noto ai sindaci israeliani quale comunicatore di pace, quale figura di dialogo. Una figura assolutamente alta e prestigiosa. Qui è presente la comunità palestinese che salutiamo, è presente il direttore del CIELM che ha intessuto una forte relazione ed attività anche con gli enti locali palestinesi, organizzati in un coordinamento detto APLA. Shakai, avvocato, si è sempre battuto per i diritti, organizzando in quei luoghi la vita civile e pubblica degli avvocati. Nell'81 viene imprigionato per ben 15 mesi. Ma la sua sarà una vita intensa di partecipazione pubblica, essendo il più importante sindaco palestinese. Ricopre questo incarico sindaco di Nablus, un'importante città della Palestina, dal 1994 al 2004 per 10 anni e poi ancora dal 2012 al 2015. Infatti, negli anni del suo mandato si sono susseguite le sue visite e la sua presenza nella nostra città. Fu prezioso per organizzare quello che poi fu il riconoscimento della cittadinanza onoraria ad Abu Mazen. Fu presente qui in quest'aula per un progetto di attività tra le città di Napoli, Liverpool e Nablus sulla condizione dei detenuti politici cui tanto impegno ha dedicato. Fu indispensabile per l'organizzazione del Forum delle città del Mediterraneo che si è tenuto nel 2014 insieme a decine di altri sindaci dell'area del Mediterraneo, dei paesi arabi del Maghreb. Quindi un rapporto non solo rivolto alla causa palestinese a tanti cara, un rapporto di pace per il dialogo tra gli enti locali del Mediterraneo, locali nostri del mondo arabo, ma con le città israeliane. Una testimonianza molto forte. Sia consentito, e concludo, nel salutare questo amico, di ricordare anche le occasioni personali. Grazie alla delega del sindaco mi ci ritrovai con lui in più occasioni, entrambe rocambolesche. In una, in quel di Roma, a tarda notte, città di pace, sempre tutto tranquillo, sparì la sua valigia con i documenti, i farmaci e del denaro. Chissà, un'epoca in cui le valigie, pur presenti nelle telecamere, spariscono. Ma l'altra, quando lui, battendosi anche per la nostra città, perorava al sindaco di Istanbul la necessità di un dialogo con le città palestinesi e con Napoli protagonista. La nostra giornata è sempre attraversata dai timori, dal rischio di attentati. In effetti, camminare con lui in macchina per l'alto onore conferito dal sindaco, lui che era sostanzialmente un alto esponente della OLP, si può dire il vice di Abu Mazen o del direttorio ristretto in quel del 9 luglio 2014, mentre i bombardamenti purtroppo interessavano i campi in Palestina, bene, in una città un po' ostile come Istanbul, la sua serenità, la sua tranquillità, la sua fierezza rassicurava chiunque, anche uno sprovveduto come me. Mi piace ricordarlo così, con una, come dire, tranquillità, una fierezza, un candore, una forza, un'energia così tale da superare ogni momento di criticità.